grandissimo successo di Roma Bangkok e mi ha portato a trarre delle bellissime conclusioni, a fare proprio anche un punto della situazione di tutto quello che avevo percorso anche negli anni precedenti. E ho pensato che poteva essere il momento migliore per ripercorrere tutta la mia carriera. Ad un certo punto ho anche realizzato che, avvalendosi di 20 tracce all'interno di un album e che ci tenevo comunque a accompagnarlo con tre inediti, era anche parecchio difficile andare a scegliere su 17 tracce. E di conseguenza alla fine è stata una fortissima spinta emotiva, ragionata anche all'interno delle mura di questa casa discografica, e ci ha trovato tutti molto allineati, molto d'accordo sul percorrere questo tipo di progetto. Sempre partendo dalla grande gratificazione e sorpresa che è arrivata da Roma Bangkok. Mi ha fatto ritrovare quel fortissimo entusiasmo, una grandissima voglia di apertura, di affrontare questo percorso, un po' come mi ha fatto realizzare di averlo vissuto soprattutto all'inizio del mio percorso, affiancata da Tiziano Ferro e dalla produzione importante anche di Michele Canova. Lì ho iniziato a riflettere che in quel momento avevo una fortissima apertura e voglia anche di confronto, di lavoro di squadra e di team. Soprattutto poi loro mi avevano anche proiettata ad un mondo pop, però moderno, attuale, sempre molto all'avanguardia. E quando quest'estate esplosa Roma Bangkok mi ha fatto ritrovare quel tipo di spirito. E mi ha fatto risentire, ho sentito innanzitutto che il brano sicuramente ha avuto la sua grossa funzionalità, sì, molto probabilmente è piaciuto al pubblico vedere due giovani donne vicine insieme che portavano avanti un discorso, un'immagine di leggerezza e di evasione, che ha messo insieme diciamo una bella opinione da parte sia di un pubblico giovane, femminile, così come anche maschile, così come anche adulto. Ma mi ha fatto sentire quella freschezza e la novità anche della produzione di Roma Bangkok, che ho apprezzato tantissimo, per cui mi ha ricondotto a quel tipo di percorso. Allora poi ho pensato a quanto sono stata fortunata in questi anni ad aver provato diverse esperienze, confrontandomi con diverse produzioni, perché poi successivamente sono andata a soddisfare altre esigenze, che erano magari quelle di sottopormi anche sempre in chiave pop, però con delle sfumature differenti, confrontandomi con altri importanti produttori, come Corrado Rustici, Marco Trentacoste. E questa primavera ho conosciuto Fabrizio Ferraguzzo, con il quale stavamo appunto già iniziando a lavorare all'idea dell'album di inediti. E da lì è affiorata questa voglia di volersi esprimere un po' come abbiamo fatto poi con questi tre inediti selezionati, attraverso questa formula pop, comunque con delle ritmiche sempre molto presenti ed incalzanti. Perché ho pensato anche sempre all'esigenza di immaginare anche gli spettacoli live che potessero rappresentare anche uno spettacolo molto energico. Per cui dal confronto anche la voglia di voler conoscere giovani autori, soprattutto diciamo che inizialmente ero molto proiettata su conoscere Fortunato Zampaglione, che è appunto autore anche di Volevo Te, e avevo le idee chiare e pensavo proprio di presentarmi al pubblico dopo Roma Bangkok con un brano che potesse in un qualche modo rappresentare l'evoluzione di novembre. Per cui è un brano malinconico, però al contempo incalzante.
in questo caso con delle sfumature anni 80 che avevo cercato anche di rappresentare nell'ultimo album d'attesa, però in chiave un po' più introspettiva, del quale però sentivo la forte esigenza di manifestarlo con una chiave molto più efficace, radiofonica. E poi si sono aggiunti appunto la scelta è caduta appunto anche con un brano di Daniele Magro come un'ora fa, perché è riuscito a racchiudere in quella scrittura la modernità nelle strofe, che si presenta anche nella metrica, nella struttura delle strofe, più vicino alla comunicazione hip hop. E poi svelando nell'apertura degli incisi le sonorità un po' più fedeli anche alla malinconia di una non ti scordarmai di me, se non che addirittura anche più sentita. E poi infine, avendo amato tantissimo anche il ritmo incalzante e coinvolgente del reggaeton di Roma Bangkok, mi sono innamorata subito di Prometto di sbagliare. Mi piaceva molto il testo, che mi rappresenta tantissimo, proprio sullo stile di vita, come mi piace approcciare, così come ho affrontato anche il percorso musicale, così come mi piace affrontarlo nei confronti, nei rapporti umani, così come anche nella vita sentimentale. Che è un modo di pensare ad uno sviluppo di amore incondizionato, senza poi grandi pretese e con una certa leggerezza, con anche quella debolezza che ci contraddistingue, nel senso della consapevolezza a volte anche di sbagliare, ma non portarlo come un grosso peso, ecco.